diciamo che la conferenza stampa di oggi è stata indetta per comunicare due cose molto importanti. La prima ovviamente è quella a cui ci tengo moltissimo, è quella dell'assemblea di giovedì prossimo, quindi del 15 novembre, che è un'assemblea un po' diversa. Dopo tanti anni di storia di Confindustria Viterbo, quella di giovedì prossimo sarà un'assemblea che eleggerà il primo presidente territoriale di un'industria. Come dire, noi abbiamo, per dare una spiegazione semplice di quello che è un'industria oggi, abbiamo eletto a settembre il presidente di un'industria, presidente generale, e poi sui territori entro novembre verranno eletti i presidenti competenti per territorio, e quindi parliamo di Viterbo, di Rieti e di Frosinone. Noi siamo i primi, credo che venerdì c'è l'assemblea di Rieti, verrà eletto il presidente di Rieti e poi quello di Frosinone. E quindi, come dire, è la prima volta che un'industria che si è formata da poco, come sapete, un'associazione giovane, grande di struttura, la seconda a livello nazionale del sistema confindustriale, la prima per estensione territoriale, eleggerà questo presidente territoriale. Il nome non è molto, non è che a me piace molto, ma insomma rende l'idea di quello che il presidente andrà a rappresentare. Quindi l'elezione di Viterbo sarà per eleggere un presidente che rappresenterà tutto l'Alto Lazio, probabilmente anche con un'influenza importante su Civitavecchia, cosa che riteniamo utile, in quanto in questo asse del nord del Lazio, a nostro avviso, nel sistema economico locale, il rapporto con Civitavecchia è un rapporto che ci interessa e che stiamo seguendo molto da vicino. Quindi il presidente che, come dire, avrà un incarico per i prossimi 4 anni strategico su tutto il territorio dell'Alto Lazio, con ovviamente la partecipazione di Roma, e quindi con delle progettualità che sono, direi, grandi, molto ambiziose, proprio perché il sistema un'industria potrà veramente essere un sistema rappresentativo per lo sviluppo dei prossimi anni del territorio. Quindi, come dire, un'assemblea a cui tengo particolarmente, un'assemblea che vedrà questa elezione, che avverrà alle ore 15 in forma privata e alle ore 17 sarà un'assemblea in forma pubblica, un'assemblea che vede degli ospiti, direi, importanti ed illustri. Avremo il vicepresidente nazionale Aurelio Regina, che era poi l'ex presidente, il past president di un'industria. Sarà presente Maurizio Stirpe, che è l'attuale presidente di un'industria, e abbiamo un opinionista che a me piace molto perché ha un suo modo di esprimere dei concetti che sono, oltre che simpatici, anche molto realistici, che è Antonio Polito. E quindi direi che sarà un'assemblea utile, ma che soprattutto darà l'indirizzo del prossimo programma, il prossimo quadriennio della nuova presidenza locale, supportata da quello che saranno le prospettive nazionali che ci rappresenterà Aurelio Regina e le prospettive generali dell'Associazione Un'Industria per il prossimo quadriennio. Quindi invito tutti a partecipare e mi aspetto ecco, un numero di partecipanti importanti, i nostri associati saranno presenti, proprio perché credo che in questo momento i nostri associati stanno riscoprendo un po' quello che è la vita associativa. L'associazione sta diventando per molti dei nostri associati un supporto strategico in un momento difficile, e questo a me fa molto piacere. Io vi dico sinceramente, avrei preferito fare il presidente in periodi molto più floridi dal punto di vista dell'economia. Questo purtroppo credo che sia uno dei peggiori periodi dal dopoguerra, però questo devo fare, quindi questo stiamo facendo. L'altra cosa per il quale siamo qui oggi è la presentazione del nostro documento ormai storico, l'analisi congiunturale del nostro territorio, che è arrivato quest'anno alla 19ª edizione. Io ho guardato, redatto dal dottor Lazzari e dalla dottoressa Cerica in collaborazione con il direttore Belli Iaconi, ho guardato un po' con attenzione il documento e ho estrapolato alcuni dati che ritengo che siano quelli forse più importanti.
di carattere generale, poi nello specifico saranno loro i tecnici al mio fianco che vi daranno delle indicazioni più precise. L'analisi, secondo me, esprime due concetti. Uno è quello che noi abbiamo avuto un 2011 forse meno peggio di quello che io mi aspettavo e quello che le previsioni ci davano, quindi un 2011 che da un certo punto di vista non dico che è stato migliore, perché migliore è una parola oggi forse che non bisognerebbe usare, però diciamo che la tendenza è stata meno negativa di quello che pensavamo. Il problema forse lo avremo un po' sul 2012, perché in questa analisi avremo già i dati del primo semestre 2012 e lì effettivamente devo dire che purtroppo l'andamento dei dati è un po' peggio di quello che erano le nostre previsioni. Quindi, come dire, se pensavamo due anni fa, un anno fa, che stavamo entrando in un periodo in una crisi forse passeggero e che comunque ce la saremmo cavata in breve tempo, in realtà credo che i dati che andremo a sviscerare ci fanno capire che probabilmente la crisi è un po' più pesante e con una coda un po' più lunga di quello che noi pensavamo. D'altra parte lo dicono economisti di fama mondiale, lo stanno purtroppo annunciando anche in questi giorni, che la crisi che sta vivendo l'Europa e quindi di conseguenza tutto il mercato è una crisi che va un po' più al di là di una crisi annuale o biennale, quindi parliamo ormai di una crisi che si protrarrà probabilmente su un percorso di qualche anno. Alcuni parlano di un quinquennio, quindi parliamo di numeri abbastanza importanti. Come dire, i dati forse territoriali che più interessanti che ho riscontrato sono quelli per esempio sul distretto ceramico. Sul distretto ceramico dobbiamo dire che abbiamo la fortuna che alcune nostre aziende che si sono modernizzate e che hanno migliorato il loro sistema della commercializzazione del prodotto, che per esempio hanno questo incremento sull'export che tiene i dati diciamo in una situazione non drammatica, quindi hanno, come dire, anzi stanno incentrando di più i loro sforzi sull'export e quindi riescono a fronteggiare meglio la crisi, e sono quelle aziende che non fanno cadere la situazione troppo in basso. Ovviamente che cosa succede? Che poi la forte carenza di domanda interna fa sì che quelle che non hanno potuto, che non hanno comunque investito sul discorso dell'internazionalizzazione e dell'export soffrono di più. Carenza di domanda interna che è alla base di molti dei nostri mali attuali, tutti i settori industriali, manifatturieri soffrono enormemente della carenza di domanda interna. La carenza di domanda interna lo vediamo accaduta anche nel settore delle costruzioni, che è il secondo settore per importanza sul nostro territorio. Soltanto un dato: noi tra il 2011 e il 2012 abbiamo perso un terzo delle ore lavorate, quindi diciamo che abbiamo una perdita enorme di ore lavorate. Questo sta a significare che la profonda crisi del settore, crisi ovviamente dovuta anche a, come dire, io questo è un mio giudizio personale che do spesso, ma da addetto ai lavori, al settore di cui mi occupo, e lì posso dire tranquillamente che alla base di questa perdita di produttività del settore ci sono due aspetti. Il primo, quello più importante, che per esempio è la mancanza di investimenti da parte della pubblica amministrazione in quello che sono le opere infrastrutturali, sia di nuove costruzioni ma anche di manutenzioni dell'esistente. Quindi, come dire, il nostro Stato, preso dalla forte crisi economica, purtroppo non ha più fondi da investire in quello che è la manutenzione e la ricostruzione o la costruzione di infrastrutture. Tutto il settore delle costruzioni legato a questo, alle opere pubbliche, quindi è in sofferenza, per non parlare poi del problema che voi sapete dei crediti delle imprese che vantano nei confronti della pubblica amministrazione. La parte invece del privato, quindi tutte le aziende che operano nel privato, purtroppo è legata all'enorme tassazione che il governo ha caricato sui beni immobili. Diciamo che quando c'è bisogno di far cassa o comunque di far entrare i conti, si punta molto a tassare quelli che sono i beni
più in vista, quindi quelli su cui è più facile ricondurre la tassazione. Questi due aspetti hanno fatto sì che tutto il settore nella fine del 2011 e tutto il 2012 hanno avuto quasi un crollo della produzione. L'augurio qual è? L'augurio è che comunque si possa, o dopo le elezioni o comunque in futuro, capire quali sono i mali che affliggono il settore e porre degli argini a questo, perché è ovvio che in Italia quando si perde un settore così importante, questo anche i dati dell'ANCE ce lo comunicano spesso, che se non si riuscirà a far partire questo settore è ovvio che il paese ne soffrirà, perché poi è l'indotto che soffre di tutto questo, non solo le imprese direttamente, ma immaginiamo a tutto l'indotto che c'è collegato, quindi andiamo a prendere anche tutte le categorie dell'artigianato che ci lavorano, insomma diciamo che il problema è abbastanza complesso. Io credo che l'anno prossimo, dopo le elezioni, sarà il caso che ci si metta le mani affinché si possa trovare una soluzione. Il problema principale è trovare, creare occupazione, quello che ci diciamo tutti i giorni, ma l'occupazione non si crea con le parole, si crea con i fatti, quindi dovremo cercare di mettere in campo delle azioni che siano, che tendano, ecco, a creare occupazione, perché quando si crea occupazione c'è benessere, c'è produzione di ricchezza, ci sono aziende che lavorano e ci sono aziende che possono prosperare. Davanti a tutto questo però metterei l'ultima parte del mio intervento e poi concludo, che è quella che di contro, devo dire che anche nell'analisi lo potrete leggere, gli imprenditori comunque stanno cercando di reagire. Come reagiscono? Un dato su tutti, il 23% delle aziende del distretto Cerano che sono state intervistate hanno fatto investimenti sulla propria azienda nel 2012. Quindi quando un imprenditore pensa di investire nella propria azienda è perché probabilmente sta guardando fuori dal tunnel, quindi probabilmente cerca di capire che cosa succederà nell'immediato futuro, e se investe probabilmente è perché ha speranze che la tendenza negativa si potrà nel breve tempo invertire. Questo è l'unico dato positivo che sono riuscito a leggere nell'analisi. Il tutto credo che sia anche ricompreso in una mentalità imprenditoriale che è l'imprenditore tipo italiano, che ovviamente è una categoria che a mio avviso ha fatto grande l'Italia dal dopoguerra ad oggi, e che credo che sarà una categoria che potrà diventare protagonista nella ripresa del nostro paese. Quindi dobbiamo essere fiduciosi che gli imprenditori potranno nel breve tempo riacquistare quella fiducia e quella speranza e tornare ad investire nel nostro paese. Questa è l'unica speranza che abbiamo di poter dire che il nostro è un paese che fa parte dei grandi del mondo, altrimenti se non riusciremo a fare questo probabilmente non riusciremo a rimanere ai livelli in cui siamo stati negli ultimi 30 anni. Non vedo altre possibilità, quindi bisogna iniziare a produrre, bisogna rincentivare chi in questo paese ha volontà di investire e soprattutto chi crede in questo paese. Io parlo del paese perché poi guardate, secondo me il problema non è di Viterbo, non è del nostro territorio, il problema è di tutto il nostro paese. Quando si troverà la soluzione per tutto la troveremo anche per noi, quindi non faccio differenziazioni tra quello che è il problema e la crisi in Italia e quello che è la crisi sul nostro territorio, quindi nell'Alto Lazio. Poi noi lavoreremo ovviamente per capire quali saranno le possibilità brevi di sviluppo. Parlavo prima di Civitavecchia, no? Parlavo di tante cose che stiamo vedendo, perché poi in momenti di crisi tutto può diventare utile e importante per ricreare quella produttività e quell'occupazione che tutti quanti auspichiamo.